Visto che mi è stato chiesto il ritiro, volevo esprimere su questo tema. Ecco, lasciando perdere il tema già illustrato in maniera completa dal collega Sergo sulla richiesta già di un parere tecnico che attualmente ancora manca, io volevo dire, prima di esprimere sulla richiesta di ritiro, che in realtà noi non vogliamo forzare niente e vorremmo un testo che sia applicabile. Noi abbiamo già accettato il ritiro in finanziaria, noi abbiamo già ritirato l'emendamento e ci eravamo già messi d'accordo per avere un approfondimento tecnico. Allora, non prendiamoci in giro. Se si vuol fare, si fa. Se no, bisogna dirlo chiaramente qui in aula e dirlo chiaramente fuori di qua. Novelli prima ha detto bisogna calarlo nella realtà, ecco, forse ha ragione Codega, forse non si sa qual è la realtà fuori di qua. Questa è l'impressione. Io sono andato a un convegno, ho parlato con un medico che si occupa di questa tematica, lui ha detto noi, le città sono bombardate. Le città sono bombardate. Allora, io rispetto delle regole quando uno fa un'attività va benissimo, però se c'è una situazione di crisi profonda e grave bisogna intervenire. Non si può continuare a rimandare di anni in anni. Nel 2014 è stato bocciato, l'altro anno ci è stato chiesto il ritiro, abbiamo accettato in maniera collaborativa, oggi ci sentiamo fare di nuovo la stessa proposta. Allora, non mi dilungo per rispondere a tutte le cose che sono state dette. L'unica cosa che vorrei dire ancora alla dottoressa Cremaschi, noi con questo emendamento aiutiamo i sindaci, non li lasciamo soli, perché questo dice il TAR. Se noi guardiamo, noi siamo la terza regione per percentuali di licenze rispetto al numero di abitanti. Se uno va a vedere la cartina geografica, la provincia di Bolzano è quella con il più basso percentuale. Lì, lo dice senza il TAR, i sindaci sono stati aiutati da una normativa Chiedo regionale scusa che andava in all'Aula, tal ma c'è senso. un particolare brusio che diventa complicato per tutti seguire. Per cui chi deve parlare, parli pure, ma almeno sottovoce. Prego. Lì, nella provincia autonoma di Bolzano, i sindaci sono stati aiutati dalla normativa regionale a opporsi e a chiedere la rimozione anche delle macchinette già in essere e, come dice la sentenza del TAR, senza la rimozione degli apparecchi già installati non si potrebbe realizzare quella piena tutela della persona e soprattutto delle persone fragili. E qui parliamo di distanza dai luoghi sensibili 500 metri. Non li togliamo definitivamente. Le allontaniamo dai luoghi sensibili, scuole, ricreatori, luoghi di aggregazione. Allora, io per cui, concludendo, vorrei dire che non ritirerò questo emendamento. Io chiedo se c'è la disponibilità di fare uno stralcio e per portare in commissione, come ha detto la maggioranza, per discuterne, per mettere assieme tutte le proposte che sono valide. L'unica cosa, leggendo l'ordine del giorno, che io anche sottoscrivo volentieri, da parte della maggioranza, l'introduzione che dice a predisporre tempestivamente, questo tempestivamente vorrei che sia definito perché si è parlato in questi anni di varie leggi che sono rimandate, mi ricordo quella sulla vigilanza delle cooperative, mi ricordo tante altre, ecco, c'erano diversi provvedimenti, anche stralci, che aspettano di essere discussi in commissione. Se a questo tempestivamente riuscite a dare una data, io sono favorevole alla stralcio e concludo. Grazie.